Bella raga, ben ritrovati nel canale, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi è il turno di Pascal Siakam che andremo a farci la review. Prima di andare, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche. In descrizione il mio canale Discord e il canale Telegram, dove potete entrare tranquillamente e gratuitamente su entrambi in realtà. Su quello Telegram è molto utile se avete dei dubbi, domande, perplessità. Vi risponderemo con gentilezza e soprattutto è un gruppo abbastanza tranquillo, quindi vi esorto in ogni video, come vedete, a entrare. Allora, Pascal Siakam, andiamo subito in freestyle per vedere un po' le zone calde e il resto è già selezionato. Allora, zone calde che il buon Pasqualone ha più o meno dappertutto, tranne in questa porzione qua strana. Come si comporta il buon Pasqualone? Allora, nasce come ala grande centro, ha un rilascio anche lui un po', diciamolo, particolare, però vi devo dire che in game io riesco a usarlo abbastanza bene e non ho problemi. Come vedete, infatti, riesco anche a grinnare. Vale leggendo win del clutch? Secondo me no, nel senso che è una gran carta, però leggendo win soft state veramente una roba lunghissima e infinita, e capisco se qualcuno di voi non riesce a portarle a termine, comunque si stanca prima, eccetera eccetera. Comunque, come vedete, è una carta che al tiro è fenomenale, poi vedremo pure le statistiche alla fine review come facciamo di solito. È una carta difensivamente abbastanza forte. L'unica cosa che secondo me a livello difensivo rende un po' problematica è il body type, perché è un giocatore che non è rosso in game, quindi un po' si risente di questa cosa. Comunque sia, un giocatore veramente OP, che se avete voglia di tryhardare in clutch, ora che siamo quasi a fine season, vi dirò che tra le sfide di Tatum, le sfide di Booker e altra roba, o in passato quelle di DeRozan, non so se sia ancora c'era DeRozan, alla fine comunque si trovano le partite in cui si riesce a portare a casa le win. L'unica cosa è i reset vari, che purtroppo a volte capitano, sono capitati anche a me. Poi a un certo punto sono riuscito a andare in streak, come avete visto anche il video. Comunque cazzo, come vedete, cioè, grinna da paura, Adesso appena l'ho detto non grinna più, come al solito. Però, come vedete, nonostante questo rilascio un po' strano, si riesce comunque a grinnare abbastanza. Ok, anche con lui andiamo in clutch, quindi let's go. Eccoci qua, signori, nel clutch, questa è la formazione, andiamo, giochiamo così. Abbiamo tolto il buon Yao Ming per far giocare il Porzo. Non, il Porzo, regà, è veramente forte, non so se farci una review perché ormai è una carta abbastanza datata. Comunque pure il Porzo ve lo straconsiglio, grande grande carta. Questa review sarà un po' difficile secondo me, giocare sempre su Pascal, Vediamo un po' come riesco a farvelo vedere. Adesso me l'ha trovato subito. Chissà com'è, prima non lo trovava. Te devi sempre rubare i contratti sto gioco. Troviamo per l'ennesima volta una persona che deve fare le sfide. Incredibile. Come vi dicevo, comunque, vedete? Cioè, nel senso, leggendo win, ragazze, fanno. Non ci sono scuse. Questo addirittura mette le tattiche. Mette le tattiche, signori. Probabilmente c'ha la squadra proprio per vincere. Quindi vediamo un attimo le sfide di Tatum, probabilmente. Mi sa di sì. Le metto anch'io perché se no forse non riusciamo a fare nulla. Le metto comunque un po' lievi, non metto il top del top. Tra l'altro queste, ragazzi, sono proprio quelle che uso io in clutch, quindi se volete fermate il video, lo rivedete, le copiate, nessun problema. Ok, ci presentiamo con la maglietta dei Chicago Bulls, City by Night. Il Porzo perde la palla a 2 e cominciamo alla grande. Grande inizio. Ah no, questi c'hanno il capellone, raga, questo gigante del cavolo. Vabbè. Allora, noi dobbiamo testare il buon Siakam, quindi andiamo qua, dalle sue zone, proviamo, prendiamo subito il fallo, incredibile. Andiamo dalla lunetta, con Siakam non ci ho mai tirato. Ok, tiro libero Wort, quindi ci vediamo anche questo. E due pari. Grande Tatum. Vai Siakam. Bello lì Siakam. E comunque è un'ala grande, raga.
alla grande centro io vi consiglio altamente di farlo giocare solo alla grande perché già c'ha il fisico un po' così. Ecco, poi ho sbagliato tutto. Quindi assolutamente non fatelo giocare centro. Io in realtà l'ho provato su un unlimited perché c'avevo un avversario al di sotto delle mie qualità, quindi ho avuto un attimo provarlo anche lì. Però, cioè, vi dirò, ci stava, a giocare a centro. Però devo anche rapportarlo all'avversario che non era tutto sto granché. Se trovo uno forte, probabilmente quello che ho fatto in quella partita non lo posso fare. Allora, proviamo a fare, che ne so, un tiro acrobatico o niente. In realtà è difficile provarsi Agam perché alla grande, anche se qua guardate che cazzo d'agilità, sono riuscito ad andare ferro facendo tutto il giro. Bravo, sì, Agam. Comunque, raga, è una bella carta, eh. Vediamo se stoppa. Bravissimo, sì, Agam, anche in difesa. Difesa, raga, ve l'avevo detto che era un portento. Vediamo così, era impossibile da segnare perché avevamo il tizio dietro. Riproviamo, da tre ritardo. Mette la tripla. Bravo, Pascal. Continuiamo a tenerlo, vediamo se riusciamo a difendere sempre. No, ok, gli diamo palla. Comunque pare che leggermente riesce pure a portare palla, eh. Non è proprio un centro che non si muove. Andando qua pure con semplicità andiamo a appoggiare a canestro. Proviamo. Qua c'avevo un po' il giocatore dietro che mi stava pressurizzando. Ok, qui abbiamo il gigante, non gli facciamo fallo. In realtà io qui un falletto glielo farei, ma che cosa ha sbagliato questo signore? Vai, sia Gam, smarcato. Ah, questa mi aspettavo che sarebbe entrata in realtà. Anche se abbiamo tirato un po', diciamo, a fine palleggio, quindi ci sta. Quando qui Kawhi è sempre Kawhi. Sia Gam, facciamo una fintina, riproviamo il tiro, marcato 37, insomma. Non era un tiro da prendere. Comunque niente, ragazzi, sto forzando un po' tutto per farvelo vedere a 360 gradi. Proviamo con l'assist per Damiano. Buono anche come home assist. Tra l'altro Damiano, davvero centro, riesce a metterla da dentro l'area. Il Porzi è sempre il Porzi. Sia Gam, adesso l'abbiamo ripreso. E qui dove vai, ragazzo? Cioè sia Gam e Porzi non possiamo far di niente. Ok, qui perdiamo palla. Gliela ristoppiamo e lasciaci in pace. Sia Gam la mette così. Comunque mi sta venendo fuori belle review, raga. Questa cosa di giocare solo con giocatore è veramente figa. Non pensavo che sarebbe stato così, tra virgolette, facile alla fine. Perché non lo è, in realtà. Lancio lungo, rugbistico per Sia Gam che se ne va indisturbato e bada boom, schiacciatona. Questo l'abbiamo veramente distrutto, porca puttana. Non era mia intenzione. Ok, Pasquale, libero, prova il tiro da 3 e la mette, signori. Vedete, una sentenza col tiro da 3. Una sentenza, Pasqualone. Il Jason Kidd. Ancora Pasquale. Vediamo se lo teniamo. Oh, grande, ci siamo riusciti ancora. Poi no, c'era Lillard, però. Comunque. Diciamo che più o meno vi ho fatto già vedere tutto il potenziale di questa carta che veramente merita. Qui ci fanno pure fallo. Tiri liberi che già l'abbiamo visti all'inizio. Comunque più o meno sono riuscito quasi a segnare sempre con lui perché stiamo a 22 punti e 20 l'ha fatti Siakam. Continua la tradizione delle review di Ricky Montana che gioca solo con un giocatore. A sto punto mi sa che l'avversario si è arreso. Il Porzi la mette lì per Sia Gammone. Voglio fare un qualcosa di non so cosa. Prova a chiamargli un blocco e poi a mandarlo dentro. Ok. Errore finale. Vabbè, questo regà non riesce a fare niente, poretto. Poi ci è venuto a chiudere ancora col fallo, incredibile. Ma stai a perdere non so quando. Lascia fa. Lascia fa. Gran bella carta, come avete visto, gran bella carta. Veramente un cartone. Sia difensivamente che offensivamente. Ah, vediamo un attimo il tabellino perché le altre volte non l'avevamo visto. Comunque ha fatto 22 punti, 2 rimbalzi, un assist e una stoppata. 7-14 da 3-2-6. Ma ci sta, raga, eh. Ci sta tutto.
Bella partita proprio, dura fatti Lillard. Ci andiamo a vedere le statistiche del buon Pasqualone. Tiro abbastanza buono. Ci abbiamo un tiro dalla media 86, un tiro da 3 89, che però se avete come allenatore Steph Curry o Candace Parker o Monty Williams dovrebbe aumentare il tiro da 3. Monty Williams non lo so perché non lo utilizzo. Steph Curry sicuro. Parker non mi ricordo, quindi non vorrei dire cavolate. Controllo palla 83, precisione passaggi 79. E qui comparto difensivo, regà, veramente OP. Stoppato 89, ruba 89, difesa sul perimetro 90, difesa interna 90, è una bestia. Anche nei rimbalzi 92-92. Velocità comunque sia, eppure abbastanza atletico. Io, se dovessi mettergli una scarpa, io aumenterei la velocità con la palla. Un po' di atletismo io lo andrei a migliorare. Verticale 86, resistenza 95, gioco duro 95, rapidità laterale 90, ragazzi. Cioè, è una cartona, ragazzi, è una cartona. Ha pure più costanza difensiva rispetto a quella offensiva. Per quanto riguarda i badge, si presenta con 15 badge Hall of Fame. Allora, già, prendi e tira. Specialista dall'angolo, maestro da impost, non è niente di che. Taglio di fuori, intercettatore Hall of Fame, raga. Cioè, sto badge qui è clamoroso. C'era pure, mi pare che ce l'aveva pure Kevin Garnett. E infatti ruba molte traiettorie di passaggio avendoci questo badge. Cacciatore di rimbalzi d'obbligo, saracinesca in post, difensore instancabile, in discesa, tiratore da fermo. Infatti abbiamo visto che quando troviamo lo spazio e ci fermavamo prima di tirare, andava dentro, la palla andava dentro. C'è cacciatore di zone calde, come abbiamo visto. Ha tutte le zone calde più o meno anche da 3. Passatore diretto, grazie sotto pressione, potenza efficace dei tiri da fermo sotto ombrosità del canestro, pure questo ottimo badge. Muro di mattoni, drop stepper, lanciatore, colla sulle mani, c'ha pure tenaglie oro, volendo se può anche mettere Hall of Fame, ma manco tanto perché comunque non è che lui deve difendere sul perimetro. Intimidatore, poco stick, warm, paraocchi, c'ha pure piazzato illimitato oro, regà. Ma di che stiamo a parlare? Cioè, è una carta favolosa. Partenza rapida oro pure, cecchino oro, macchina verde oro, reattivo, spaziale, regà. Fate uno sforzo e sbloccatelo. Sbloccatelo assolutamente perché questa carta merita tantissimo. Ce ne sono anche altre comprabili sul mercato più forti, tipo Anthony Davis, tipo Karl-Anthony Towns. Però questa, come vi dico sempre, è gratis. Ci vuole un po' a sbloccarla, soprattutto anche molta pazienza, però tenete duro e sbloccatela. Soprattutto ora, come vi dicevo, che ci sono le sfide di Tatum, le sfide di Booker in clutch, che la gente praticamente si presenta solo con quei giocatori e deve fare i punti e vi lascia pure la win. Approfittate di questi momenti. Per questa review è tutto, noi ci vediamo con prossime review. Prima di chiudere, vi ringrazio come al solito se avete visto il video fino a qua. Vi richiedo gentilmente di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche, di lasciare un like se vi è piaciuto il contenuto. E in descrizione, gruppo Discord e gruppo Telegram, My Team, dove vi diamo consigli e eccetera eccetera sui vostri dubbi, domande, perplessità. E niente, signori, noi ci vediamo con prossimi video. Ciao a tutti!